Sono i numeri che lo smentiscono. La fetta di paese che non vuole vaccinarsi è nettamente inferiore alla fetta di paese che dichiara di voler votare Meloni e Salvini, quindi rischiano di perdere qualche voto invece che conquistarlo. Ogni tanto ci sono anche dei principi da affermare e questo va detto anche per la legge Zan, perché se la buttiamo solo in politica va benissimo, i giochini di Renzi, tutto quanto. Però io ricordo che l'opposizione a questa legge nella società non viene solo dalla destra, non viene solo dai giochini politici di Renzi, ci sono Arcilesbica che è contraria, c'è tutto un mondo femminile e femminista rappresentato dalla Terragni, dalla Francesca Izzo, che sicuramente non possono essere definiti di destra. Ci sono all'interno del PD mal di pancia che sono venuti anche allo scoperto, ce ne sono di più di quanti ce ne siano. La verità è che qui non si sta parlando di un giudizio morale sulla legge, si sta parlando di una legge scritta con i piedi e le leggi scritte con i piedi sono delle leggi pericolose. Ci sono dei passaggi in quella legge pericolosi, vanno cambiati. Dopodiché la tutela degli omosessuali e transessuali, a parte che sono persone come noi, come tutti e come tali godono di tutti i diritti di cui godiamo anche noi e quindi sono tutelati. Perché a sentire parlare l'onorevole Picerno, che non sa che cosa vota all'Europarlamento, ma Ma no, è a lei che non sentirla conosce i parlare, sì, regolamenti, no, è lei lei non lo che non sa, conosce i lei ha dimostrato di non regolamenti. Glielo, saperlo, se perché ce l'ho vuole qua. glielo Quello spiego, che lei perché ha lei votato evidentemente è non capisce differente da quello che quello. legge, Allora, ha un problema serio, differente da quello che lei ci racconta, non può ma poi essere ci viene a un... raccontare che senza Lei questa non legge riesce ammazzano i evidentemente a bambini per capire strada quello che se sono legge. transessuali. Allora, Lei è una fermiamoci un momento, Picerno, discriminatrice. riparto da lei, prima Sì, però devo no, andare si in incontri, perché poi pubblicità. sinceramente... Sì, no.